Social Reporter. Oggi parliamo di un nuovo tema che è quello del rapporto tra uomo e natura. E prima di farlo con i nostri ospiti studio che poi vi presenterò, vi ricordo che potete seguirci tramite la pagina Facebook ufficiale di Teletruria e commentare la puntata, fare domande, insomma condividere con noi l'argomento. Allora, i nostri ospiti studio oggi sono Mattia Speranza, che è socio fondatore della cooperativa Inquiete, poi ci racconterai che cosa fate, e la social reporter Fabiana Beruzzi. Ciao, ciao Fabiana. Allora, prima di entrare nel vivo della puntata, come sempre, vi facciamo vedere il video che ha fatto Federico Bruni di introduzione all'argomento. Mattia, la prima domanda è questa: tu hai una grande fortuna dal mio punto di vista, che è quella di vivere a 360 gradi la natura, per lavoro, per amore, per passione. Quindi la mia prima domanda è questa: come descriveresti velocissimamente il rapporto uomo-natura? Beh, è una domanda niente affatto semplice, ma diciamo che dal mio punto di vista ho sempre sperato di poter convivere all'interno della natura e di non far parte di quella che purtroppo è un po' un andamento di massa, di dominio e diciamo utilizzo spropositato delle risorse della natura. Questo perché fondamentalmente noi ne siamo parte della natura, non dobbiamo sentirci, diciamo, separati, e dentro la natura viviamo, perciò nel senso rovinandola e tendendo a distruggere, non facciamo altro che distruggere noi stessi poi. E senti, poi la Fabiana ti farà delle domande molto precise perché ha un sacco di curiosità, però appunto uno degli argomenti che viene automatico pensando, parlando di natura è quello comunque dell'inquinamento, giusto Fabiana? Sì, esatto, volevo appunto approfittare della tua presenza per parlare di un argomento importante ma poco conosciuto che è l'inquinamento biologico, ovvero quando vengono introdotte delle specie animali o vegetali invasive, quindi non autoctone, in un dato ecosistema. A tal proposito, so che voi come cooperativa Inquiete portate avanti un progetto che si chiama Antica Acquacoltura Molin di Bucchio, mirato proprio al ripopolamento ittico di trota appenninica, barbo tiberino e gambero di acqua dolce. Quindi ti chiedo se la decimazione di queste specie che voi mirate a ripopolare è avvenuta per cause tipo cambiamenti climatici o per l'azione diretta dell'uomo, quindi caccia, cioè pesca più che altro, e introduzione di specie invasive. Beh, purtroppo le cause arrivano un po' da entrambi i lati dello scacchiere, quindi ci sono sia i cambiamenti climatici, che poi comunque sono alla lontana causa nostra, e sia semplicemente delle pratiche un po' invasive nei confronti degli ecosistemi, che appunto portano chi vuole pescare a reintrodurre specie che non dovrebbero vivere nei nostri habitat. Io parlo del Casentino, parlo dell'habitat, diciamo, di torrente appenninico. E quindi niente, dalla passione per la natura, dal fatto che comunque lavoravamo già da diversi anni nel settore dell'escursionismo, dell'educazione ambientale, abbiamo avuto la fortuna di poter ristrutturare questo antico impianto che è di fine 1800, in un posto bellissimo, Molin di Bucchio, sopra Stia. E abbiamo perciò iniziato dei progetti di salvaguardia e ripopolamento, iniziando col barbo tiberino, il gambero di fiume e il ghiozzo di ruscello anche. E poi da ieri praticamente, quindi è una notizia freschissima, abbiamo anche le trote fario-appenniniche nell'impianto. Ovviamente al di là del discorso di protezione della biodiversità, il nostro obiettivo è quello di far tornare i torrenti in un certo senso come erano una volta, quindi con una ricchezza e una genuinità dell'ecosistema. E poi con la trota svilupperemo, ma
piccoli passi anche un discorso alimentare di filiera a chilometro zero, quindi non soltanto ripopolamenti. Io conosco abbastanza bene quello che fate con la cooperativa, mi piacerebbe che tu lo potessi spiegare anche a chi ci sta seguendo, perché credo che appunto al di là dello specifico delle attività che voi proponete, l'obiettivo sia quello un po' di fare educazione, no? Verso la natura, il rispetto della natura e l'integrazione con l'ambiente naturale che ci circonda, che per l'appunto noi parliamo in questo momento specifico del Casentino, che voglio dire, insomma, stando ad Arezzo è una fortuna averlo così vicino. Avere vicino, sì, esatto. Io poi tra l'altro non sono casentinese ma vengo dalle Marche e mi sono innamorato di quest'angolo di Appennino. E il nostro lavoro è un po' un collage, perché appunto prende tanti pezzettini di vita dell'uomo a contatto con la natura, per l'appunto, tornando al tema della giornata. Noi siamo nati ormai quasi 5 anni fa e facciamo escursioni, attività outdoor tutti i weekend, quindi dalle ciaspolate invernali fino agli acquatrekking estivi. E poi piano piano appunto ci siamo specializzati in progetti di educazione ambientale, uno tra tutti quello di volontariato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che segue il sottoscritto, quindi insomma, ne parlo sempre tra le prime cose. Abbiamo in gestione appunto informazioni di Chiusi della Verna e del Santuario della Verna, e con il Comune organizziamo ben 2 festival, uno dedicato ai cammini e uno dedicato alla letteratura di montagna, appena terminato Libra. E poi ecco, l'ultima avventura nell'ordine di tempo è stata questa dell'acquacoltura. Abbiamo iniziato ormai da un anno e... Sì, effettivamente è anche una cosa che sinceramente uno magari pensa che in Casentino non sia una cosa praticabile comunque, quindi... No, invece è un territorio che è fortemente vocato a certi tipi di attività, purtroppo proprio a causa di un rapporto a volte magari sbagliato, un po' conflittuale con la natura, si sono abbandonate delle attività perché faceva più comodo rivolgersi ad altri settori, altri lavori. Ora per fortuna stiamo riscoprendo un po', perché non ci sono alternative a mio avviso. A proposito, voglio farti una domanda: quanto secondo te effettivamente le persone del nostro territorio, i nostri concittadini, conoscono quali sono appunto le specie autoctone e quelle invasive? Quanta conoscenza c'è e quanta voglia c'è di ritornare alla natura e di amare il nostro territorio? Guarda, paradossalmente a livello di conoscenze sono più ferrati gli anziani o i giovanissimi, che magari si trovano in un mondo in cui le informazioni circolano. Però è fondamentale fare educazione, divulgazione, è fondamentale far capire quali sono, diciamo, le regole di un habitat, di un ecosistema in salute, quindi l'impossibilità di poter gestire tutto a noi come piace, e, insomma, di influire. Bisogna lasciare che la natura faccia i suoi ritmi. Poi noi comunque siamo in Italia, siamo in un territorio fortemente antropizzato, fortemente condizionato nella storia degli ultimi secoli dal nostro intervento, però bisogna farlo in maniera organica, in maniera rispettosa, come si faceva fino a un po' di tempo fa. E a tal proposito, se ci fossero, mi auguro, dei nostri telespettatori amanti della natura, giovani telespettatori, quali possono essere le professioni che possono intraprendere per stare a contatto con la natura? Quali sono i percorsi di studio più adeguati? Quali sono le professioni di cui c'è più bisogno anche nel nostro territorio? Come tu ci sei arrivata? Perché esatto, hai un percorso per dire, un po' forse strano. Non sono la persona più indicata, perché io ho studiato filosofia, vengo da un percorso di studio umanistico e quindi per passione, per scommessa, alla fine sono finito in questo settore. Però indubbiamente io incrocio tantissimi ragazzi appassionati del tema, che studiano scienze naturali, che studiano biologia, scienze forestali, faunistiche e così via, e che si approcciano a un mondo che magari poi è diverso anche da quello che trovano nei libri all'università, quindi comunque vogliono conoscere, vogliono sperimentare. E dalle escursioni appunto ai vari progetti, volontariato e così via, credo che un ragazzo possa farsi un'idea di come funziona questo mondo. Poi non è semplicissimo lavorarci, ma a mio avviso, se uno ci crede e ha la giusta dose di passione, può farcela, anzi ben venga. Quindi io ti faccio una domanda un po' personale, se vuoi, no? Cosa si prova a vivere in questo modo la natura costantemente? Beh, non è semplice, ma è bello, e il bello secondo me è una parola chiave da questo punto di vista. Cioè, io ho scelto di stare in una frazioncina di nemmeno 100 abitanti, però ogni mattina mi sveglio, apro la finestra e ho davanti le montagne, i boschi, e è una visione un po' magari idilliaca che
qualcuno potrebbe insomma stonare, però credo che sia appunto una questione di estetica, una questione di riappropriazione degli spazi che ci ospitano da un certo punto di vista, quindi per ora insomma sono soddisfatto e contento. E poi senti, visto ultimamente spesso, no, si tende a dare anche notizie dove passa un messaggio quasi come per dire la natura fa paura, no? Perché effettivamente ci sono dei meccanismi naturali che non possiamo controllare. Quanto realmente è vero che la natura può far paura all'uomo? Beh, la natura può far paura e secondo me è anche giusto che faccia paura all'uomo nella misura in cui è l'uomo che va a disturbare dei meccanismi e va a innescare delle cause che poi ci si rivoltano contro. Ovviamente non sono tutti i fenomeni naturali causa dell'uomo, penso a un terremoto, non è gestibile. È gestibile magari il modo poi di costruire le case, di fare protezione civile e quant'altro. Quindi a mio avviso anche sentirsi piccoli quando sei in mezzo, che ne so, agli abeti di camaldoli, ai faggi della Verna o ti trovi davanti un cervo maschio nel periodo del bramito, lì ti senti piccolo e capisci che non sei l'unico essere vivente di un certo peso sulla terra, così come è bello vedere un albero morto in terra e migliaia di insettini e piccole creature che vivono lì, insomma. Prima di farvi a tutte e due la domanda conclusiva, come fanno i ragazzi che ci stanno seguendo a conoscere le vostre attività? C'è un sito? Sito www.cooperativainquiete.it, okay. O siamo molto attivi nei nostri social Facebook e Instagram, Inquiete Cooperativa. E sì, venite a trovarci perché ne vale la pena, assolutamente. Sì, ed è bello anche lo scambio, cioè non soltanto, cioè ci guadagniamo anche noi ad avere persone che vengono da tanti posti d'Italia, perché ogni volta è una scoperta. Allora, la mia domanda conclusiva è questa, che faccio prima a Mattia e poi a te Fabiana. Uomo e natura, chi vince? Probabilmente possono vincere soltanto entrambi, cioè stando appunto ognuno al loro posto, ma la natura non, a differenza nostra ci sta da millenni e da molti anni prima di noi, e noi abbiamo un po' azzardato in questi ultimi decenni e dovremmo, grazie anche alla riscoperta del bello, perché se metti soltanto regole per rispettare la natura non è detto che tutti vengano poi a darti ascolto, far scoprire la bellezza della natura, questo secondo me potrebbe essere la chiave per farli convivere l'uomo e la natura. E secondo te Fabiana? Secondo me comunque la natura avrà sempre la meglio, a meno che appunto l'uomo non decida di rispettarli, allora è possibile una convivenza pacifica, però credo che altrimenti la natura automaticamente riesca a ritrovare un suo equilibrio anche senza l'uomo. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, ringrazio Regia, Fabrizio Cocchetti che ci segue sempre, e ringrazio anche Federico Bruni che tutte le volte fa questi video che sono meravigliosi, quindi lo ringrazio proprio di cuore. Ci vediamo la prossima settimana.